per l'albero ci ha pensato Pescope Nataro, per il presepe in un certo senso l'istituto alberghiero di Agnone. Siamo con la preside Tonina Camperchioli, un bel dono al Santo Padre, un presepe tutto fatto di cioccolata. È vero, siamo onorati di questa possibilità che ci ha offerto l'amministrazione comunale di Pescope Nataro e non potevamo veramente chiedere di più. Abbiamo offerto un dono goloso al Santo Padre, tutto realizzato a mano e in tutta l'intera fase di ideazione, progettazione, realizzazione, allestimento hanno contribuito gli studenti dell'Istituto Alberghiero e naturalmente i docenti, che sono stati davvero grandiosi. Per noi è un ulteriore tassello che va a costituire questa armonia di iniziative poste in essere dall'Istituto. Questa natività rappresenta per l'ISIS Giovanni Paolo I di Agnone, in particolare per l'Istituto Alberghiero, un grandioso ed importante suggello al lavoro quotidiano espletato dai docenti e dagli studenti. E un pensiero, mi corre l'obbligo, rivolgerlo anche alle famiglie che costantemente seguono e supportano l'operato dell'istituzione scolastica. E a questo proposito colgo anche l'occasione per augurare, in occasione delle imminenti festività natalizie, i migliori auguri di buone feste e felice anno nuovo a tutti. La cittadina molisana, che emozione trovarsi qui, prima dal Papa e poi quest'albero che parla del Molise in tutto il mondo. Non nascondo che l'emozione è stata fortissima. Entrare nella Sala Clementina, ritrovarsi in una cerimonia veramente a misura d'uomo, perché la sala è piccola, però contiene l'amore grandioso del Papa, che ha rivolto delle parole meravigliose nei nostri confronti. E tutto questo ci gratifica dei sacrifici e praticamente ci regala un'emozione incredibile. A Roma non poteva mancare Michele Picciano, un momento davvero importante per la nostra regione, molto toccante, molto emozionante. Un momento particolare non solo per noi cattolici impegnati in politica, ma per l'intera comunità molisana. Noi dobbiamo recuperare alla fede ruolo ed efficacia sui grandi temi: la vita, l'etica, la bioetica, la famiglia, l'uomo al centro della società. E questo momento di cristianità serve ad unire i popoli e ad unire noi molisani per il bene della nostra terra. L'incontro con il Papa Benedetto, che emozioni trasmette? Ma il Papa è il nostro punto di riferimento come cattolici e come cristiani. Insieme dobbiamo concorrere a costruire dei sentimenti di vita che sappiano unire i popoli. Dobbiamo tutti insieme volere il bene delle comunità. Signora, le è piaciuta questa visita dal Papa? Sì, io ho venuta la prima volta a Vaticano. Prima stava nostro Papa Wojtyła, vabbè, lo stesso. E Papa Polacca ci stava prima, sì. Ma io della Polonia. Vive a Pescope Nataro? Sì, vivo a Pescope Nataro, sto 10 anni, sì. Signora, un momento di relax dopo la grande emozione dell'udienza con il Papa. Ah, sì, giusto, veramente è stato grande. È stato grandissimo. Cosa le è piaciuto? Volta, di tutto, il viaggio è stato bello, è stato bello pure il Papa. Ci ha ricevuti, è rimasto abbastanza soddisfatto pure lui. Che emozione è stata magari girarsi e vedere che c'era tutto il paese qui? Tutto Pesco c'era, sì, quasi tutto. È rimasto al paese qualche anziano proprio più... Siete pochi ma buoni in questo paese, vi volete tutti bene, se state tutti qui tutti insieme. Ci vogliamo tutti bene, sì. Signora, per lei che emozione è stata vedere il Papa a pochi metri di distanza? Di solito lo vediamo solo in televisione. Veramente gli ho visto solo la testa, a metà, però sono stata contenta, sì, molto soddisfatta. Speriamo che la sua benedizione ci accompagni fino alla fine. Poi c'è l'albero, il nostro albero del nostro paese che... L'abbiamo sempre visto, abbiamo visto crescere, perché noi gli alberi come se ce l'abbiamo contati e li vediamo tutti i giorni, ma sta crescendo un po' di più, sta crescendo pure questo, quest'altro sta nascendo, è bello camminare nel bosco, è stato bello vederlo, sentirlo parlare, tutto,
È stato commovente, il sindaco. Anche un motivo d'orgoglio, mi ha fatto sentire anche l'orgoglio di appartenere a questa comunità. La comunità, l'albero, l'accensione dell'albero, tutto un insieme di emozioni. Poi avete anche rincontrato gente che forse non vedevate da anni qui, sappiamo che è venuta gente da Roma, dall'Alta Italia, comunque tutti originari di Pescopennatà. Sì, pure se ci vediamo, che è stato bello ritrovarci tutti insieme. Anche tu vieni da Pescopennataro? Sì. Ecco, che emozione è stata vedere il Papa? Un'emozione indescrivibile, anche perché non avrei mai pensato di avere questa occasione. Poi emozione fino a un certo punto, perché in qualche modo si stava a casa, c'era tutta Pescopennataro qui. Sì, infatti non mi aspettavo tutti questi pescolani. E cosa ne ha colpito di più del Papa, del suo discorso? Comunque si vedeva che ha molto apprezzato questo nostro dono. È stato emozionante, è un'esperienza indimenticabile per i pescolani e anche per i non pescolani. Io sono di Atelita, un paese in provincia dell'Aquila, mi sono sposato a Pescopennataro e ho portato tutta la famiglia, una cosa penso irripetibile e emozionantissima. Io sono di Capracotta, in provincia di Isernia. Quindi hai chiesto asilo politico a Pescopennataro oggi? Sicuramente sì, un'occasione da non perdere e quindi siamo venuti qui. Cosa ti resta di questa visita con il Papa? Sicuramente tanto, perché vederlo in televisione e poi vederlo dal vivo non è la stessa cosa. E un'emozione indescrivibile, numero uno. Tu vivi a Roma, ma le origini sono di Pescopennataro. Oggi una bella occasione anche per rivedere gli amici altomolisani. Eh sì, è un'occasione molto importante perché con i nostri amici ci rincontriamo soltanto di estate e invece abbiamo avuto occasione di rincontrarci tutti quanti qui a Roma. Poi ha offerto anche l'occasione di vedere il Papa, è così? Sì. Che emozione è stata? Fantastica. E che effetto ti fa vedere l'albero di Pesco che magari vedi quando vieni in vacanza l'estate, vederlo qui in piazza San Pietro? Beh, l'albero è bellissimo e niente, è bellissimo. Io sono di Bologna. Bologna comunque originaria di Pescopennataro, sì. E anche tu sei venuta appositamente per questa occasione? Sì, sì, per rivedere anche un po' gli amici, così. Te stessa domanda, che emozione, che effetto fa vedere il Papa così a pochi passi? Emozione forte. Sei contenta di queste tue origini molisane? A maggior ragione in una giornata come oggi? Sì, assolutamente, contentissime. Sì, sì, poi ci rivediamo poco, quindi è stata appunto un'occasione per rivedere. Anche tu sei di Roma, ma originaria di Pescopennataro? Così, sì. Siamo tutti orgogliosi di essere di Pesco. Oggi sapevi che c'erano i tuoi compaesani qui, insomma sei venuta a venire. Per rivederle, perché ci vediamo una volta l'anno, due, così, quindi. Che effetto fa vedere quest'albero di Pesco qui in piazza San Pietro? È un bel effetto. Un orgoglio per un orgoglio. Noi, un cuore pescolano. Anche lei viene da Pescopennataro? Sono stato a Pescopennataro per motivi familiari, nel senso che io non sono di Pescopennataro, sono di Campobasso e mia moglie è di Pescopennataro, quindi mi sono aggiunto alla comitiva che è venuto a salutare il Papa. Un'occasione, vediamo, per dedicarsi al suo hobby, quello della fotografia, qui quante più se ne possono fare. Insomma. Speriamo che sono uscite tutte belle le foto. Comunque una giornata magnifica e ringrazio il sindaco Pombito di averci dato questa opportunità. Una bellissima giornata per il Molise, prima l'udienza col Papa, poi questo albero made in Molise, tra virgolette. Sì, è un'opportunità per una pubblicità per noi, per Campobasso, per l'Alto Molise e per Pescopennataro.